Oggi grandi novità. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ho visto che divorate le haul e siccome a casa Arte per te arrivano pacchi e pacchettini di continuo, un po' perché mi arrivano, un po' perché sono io a comprare, e quindi voglio farvi vedere ciò che mi è arrivato nell'ultima settimana. Sono tutte cose bellissime, tutte cose di un certo spessore qualitativo, quindi preparatevi e assaporate queste novità che hanno del magico in alcuni momenti. Cominciamo con una cosa veramente, allora la cosa spaziale ve la lascio alla fine, ok ragazzi, perché è veramente una cosa a cui poi io dedicherò un video specifico, è una chicca che è un bellissimo regalo di Natale. Cominciamo dalla cosa un po' più babbitta, come diciamo noi in Sicilia, la cosa un po' più sciocchina ma anche più divertente che useremo prestissimo sul canale. Ho comprato su Amazon un blocco da 10 fogli formato A4 di carta per shrink. La tecnica dello shrink è la tecnica del disegnare su fogli che assomigliano a quelli di acetato, questi per esempio sono opachi, ora ve li faccio vedere, che poi vanno disegnati, messi in forno, questi riducono il loro, la loro dimensione e si spessiscono e diventano degli oggettini insieme al plexiglass molto molto carini. Con questi faremo un sacco di cose per Natale, aspettate il video. Vi ho fatto una cosa simile una volta per San Valentino con le vaschette di plastica per alimenti, vi metto qui il link, anche quella plastica è adattissima. È questa plastichina a mo' di vetro del bagno che poi verrà disegnata e colorata, messa in forno e ridotta in dimensioni a formare un manufatto da noi creato. Verranno delle cose fantastiche, la useremo tantissimo per Natale, ovviamente, ovviamente. Questa che ho preso io è della Shrink Me ed è molto molto bella come carta. Su Amazon se ne trovano davvero tante, trasparenti, bianche, lucide, vi metto un po' di link qua sotto se vi interessano. Questa mi sembrava però l'offerta più conveniente e quindi me la sono accaparrata, presa per provarla insieme a voi. Naturalmente per disegnare sulla carta da shrink bisogna avere dei pennarelli permanenti, ce ne sono tantissimi sul mercato, ma quelli più variopinti, quelli più belli, quelli più modaioli, diciamo così, nel mondo della creatività, insomma quelli che hanno un fascino molto particolare per questo tipo di lavoro, sono sicuramente loro. Gli Sharpie, difficilissimi da trovare in Italia oramai, grazie al cielo il web ci viene in soccorso, oramai è tutto molto semplice da trovare, questa cosa io la trovo fantastica perché 10 anni fa una cosa di questa o me la portavo un mio amico dall'America oppure me la potevo sognare. Gli Sharpie ve li farò vedere, vi farò una recensione proprio dedicata a loro e poi ve li farò vedere all'opera. Sono dei pennarelli fantastici che potrete usare anche su ceramiche, su vetri, su plastiche di diversificata natura. Sono pennarelli permanenti e stabili su qualunque supporto voi li usiate, ma sono pennarelli meravigliosi perché sono termostabili e quindi anche se li mettete in forno non cambiano, non virano nel loro tono, e quindi io li userò proprio per colorare i miei ciondolini in tecnica shrink. Li vedremo molto presto insieme. Il prezzo di questo non è economicissimo, se non mi sbaglio si aggira intorno ai 20 euro, non mi ricordo, vi metto tutti i link qua sotto ragazzi, perché alcune cose non le ho comprate io, queste sì, ma altre non le ho comprate io e non so esattamente i prezzi. Per non fare confusione mettiamo tutto giù. Poi è arrivato un bellissimo plico da parte di un'azienda, un'azienda che io non è che amo, adoro. Primo perché è italiana, primo perché ci ho convissuto durante tutti i miei anni di scuola, primo perché sulle loro carte ho imparato a disegnare e muovere i primi passi nel mondo dell'arte, e poi perché è un'azienda di un'affabilità e di una cortesia e di una signorilità talmente grande che nel corso del tempo Arte per te si è proprio affezionata a mostrarvi i prodotti della Fabriano. Non c'è bisogno di presentazione e non c'è bisogno di Arte per te per far conoscere
conoscere la Fabriano, ma soprattutto Ombretta è lieta di provare i blocchi della Fabriano e di dirvi le loro caratteristiche. Oggi vi faccio vedere la carrellata di ciò che ci è arrivato e uso il ci e non il mi perché parte di questo arrivo sarà oggetto del grande giveaway di Natale. Avete visto che io ho rallentato molto con i giveaway perché oramai siete talmente tanti che è inutile mettere in palio una cosina e farvi partecipare in 150.000 e allora, anzi 160, uno dice 150 così, tanto per dire, siamo quasi 170, comunque in così tanti. E quindi cosa farò? Raccoglierò un po' di cose tra quelle che ho comprato e quelle che mi sono arrivate, farò un bel pacco di Natale e farò una bella riffa di Natale per tutti, però almeno chi vince vince un bel premio e probabilmente non potrò farlo nemmeno qui su YouTube, ma lo farò attraverso Instagram, quindi vedremo, vi terrò aggiornati, naturalmente saprete come partecipare, ci sarà modo di capirlo, quindi parte del premio sarà data anche da questi blocchi meravigliosi. Allora, il primo che voglio farvi vedere è questo blocco grandissimo che è 26 cm x 36 cm, 300 grammi la grammatura della carta ed è 50% cotone con macchina in tondo, quindi questa è una carta artigianale si può dire ed è bellissima, una carta per acquerelli stupenda, una bellezza al tatto ragazzi, io me la accarezzo da quando mi è arrivata, sembro scema però non vedo l'ora di provarla perché ha quella ruvidità accogliente, quel sentore di facile, ecco, di facile da dipingerci su. Vi faccio vedere da vicino la grana, non so se si riesce a percepire, meraviglioso, un punto di bianco stupendo, né troppo bianco né troppo avana, quindi non inficia gli acquerelli, è una grana in questo caso fine, quindi che permette degli acquerelli molto delicati e veramente veramente eterei. La proveremo molto presto insieme. Della stessa famiglia ma grana grossa, sempre un 50% di cotone, macchina in tondo anche questa, è a grana grossa la carta per acquerello di Fabriano, anche questa un tatto spettacolare, una passata al tatto spettacolare, qui è vero la grana è più grossa, le pieghe sul foglio sono maggiormente scavate, ma anche qui sono molto omogenee, molto ben diradate e soprattutto non hanno una profondità tale da inficiare la cromia dell'acquerello facendo depositare la pozzanghera in maniera mal disposta sul foglio, ma sono veramente, dovreste vederla da vicino, vediamo se riesco a farvi un close up. Sono dei movimenti della carta che sì, vanno in profondità, ma non tantissimo, non sono dei buchi sul foglio, sono proprio dei movimenti sul foglio che rendono la grana di questo foglio grossa. Bellissimo, carta dello stesso colore della precedente, quindi non mi soffermo più di tanto. Questo è un formato leggermente inferiore rispetto al precedente perché è 23 x 31 cm, mentre quello era 26 x 36, quindi ci sono anche formati che si differenziano veramente di poco. Questi blocchi, tra le altre cose, per molti di voi che mi chiedono molto spesso, sapete che nelle belle arti si utilizzano colle animali, questi sono senza componenti animali, quindi per chi ha un occhio attento anche a questo versante, sappiate che quei blocchi sono eccezionali anche in questo senso. Poi, per chi ama i pastelli, per chi ama i colori tipo carbotello, per chi ama i pan pastel, per chi ama le tecniche, le matite colorate ovviamente, per chi ama le tecniche secche da disegno, sono usciti due album meravigliosi, delle carte con tonalità particolari. Arriva la clay in questo taupe meraviglioso, 50 fogli per 20, 50 fogli grandezza 21 x 29,7, 120 grammi ed è 15% cotone la miscellanea che la compone,
ed è una carta meravigliosa con questo color grigio barra top meraviglioso. Immaginate il nero e le lumeggiature su questa carta, che è una carta liscia ma non patinata, è una carta molto accogliente, è una carta con una granulometria sottilissima ma nello stesso tempo aggrappante, appunto per le tecniche secche. Meravigliosa, ma è bellissima. Ma la mia preferita, se mi conoscete lo sapete già, io già questi me li immagino anche per le penne, con la penna in gel, io immagino, ragazzi, siete pronti? La sand, le caratteristiche sono le medesime, ecco qui la carta sand. Immaginate un blocco da 50 fogli di questa carta color sabbia, meraviglioso, con un profumo paradisiaco. Io noto tutte queste cose, voi se non siete appassionati come me capisco mi troviate esagerata ed esagitata, ma vi assicuro, per chi è amante dei materiali di belle arti e chi capisce la qualità del materiale, anche dall'odore si percepisce la qualità di un materiale. Non sa di colla, sa di buono. È molto bella questa carta e ripeto, al tatto sono dei velluti accoglienti, veramente veramente bellissima. Anche queste non vedo l'ora di utilizzarle. Anche questi blocchi sand e clay sono acid free. Disclaimer, la Fabriano non mi paga, come non mi paga nessuna azienda, per parlare dei loro prodotti su Arte per Te. Su Arte per Te arrivano soltanto i prodotti che mi piacciono davvero, di cui voglio avere la libertà di parlare in piena coscienza e di dire quello che reputo più opportuno e di consigliarveli o meno a seconda che mi piacciono oppure no. Per questa ragione non chiedo soldi alle aziende e di conseguenza state sereni, le recensioni che vi faccio sono veritiere, ovviamente mi mandano il materiale. Poi arriva il blocco risolutore, quello per tutti, quello che se siete indecisi sul da fare comprate lui e avete più o meno coperto un range di possibilità abbastanza ampio. Arriva il Mixed Media, carta per tecniche secche e umide. Quindi sono 40 fogli 21x29 cm con una grammatura di 250 grammi. La carta in questo caso è una carta bianca, è una sorta di carta d'album da disegno però molto molto più spessa. Quindi ha una grana liscia ma una superficie leggermente movimentata che permette l'accoglienza delle diverse tecniche senza disturbarne qualcuna in particolare. Si presta ad acquisire umidità ma non ad essere annegata, io reputo, ma è bella pesante, meglio non annegarle comunque queste carte, e potete utilizzare qualunque materiale voi vogliate e anche dei materiali frammisti tra di loro, perché appunto questa serve è studiata per la mixed media, cioè le tecniche miste, che possono essere usate contestualmente ognuna su un foglio diverso. Anche questa la proveremo insieme e ecco, tra tutti, se chi mi segue è un appassionato di belle arti ma non è uno specialista in una piuttosto che in un'altra disciplina, questo è un blocco che funziona sempre. Quella era da 250 grammi ed è quella che io consiglio perché copre un range più ampio. No, ma non è detto. Mentre se volete una carta per mix media però con una grammatura più sottile, arriva lei, 160 grammi, 60 fogli, anche qui dice che tollera l'acqua pur avendo uno spessore non troppo spesso, è bella spessa, 160 grammi sono già tanti, però la proveremo insieme, perché questa per esempio al tatto non avrei detto che è per acqua, invece addirittura qui è segnata anche per acquerello, quindi disegno, pastello, acrilico e acquerello, come esattamente quella da 250 grammi. Tutti e due questi blocchi sono acid free, il che significa che sono degli ottimi ottimi blocchi. Quindi nell'acid free troverete anche affidabilità di prestazione, tenuta del colore e tenuta soprattutto del bianco della carta. Adesso continuiamo con due blocchi di una bellezza, damascella caduta a terra.
L'Ingr della Fabriano. Il tradizionale blocco da disegno della Fabriano, l'Ingr, quello con quella carta stupenda, un po' avana, meravigliosa, ha preso colore e per pastello sono edizioni limitate, colorate, 90 grammi, 21x29 cm e sono blocchi di carta stupenda, ovviamente carta da schizzo, carta da disegno, e sono di tre colori questo, cioè questo color sabbia, poi un color più nocciolato, diciamo così, e un color più caffè. Sono tre stupendi colori per disegni su fondo colorato. E questo è meraviglioso. Anche lui ipercertificato, acid free, quindi una buona durata. Fantastico questo bellissimo blocco in edizione limitata che... per il mio gusto personale arriva a toccare note di lirismo in questi due splendidi toni del blu. Sono gli stessi toni che vedete in copertina, fatti in carta, quindi questo bellissimo, una sorta di carta da zucca, è stupendo questo colore. Questo colore è un celeste meraviglioso e oltre il celeste c'è questo blu. Mamma mia ragazzi, non vedo l'ora di disegnarci. Sono quelle cose che ti fanno prutere le punte dei polpastrelli e vuoi subito impugnare la matita, anzi in questo caso la penna, e andare a disegnare con le penne bianche. Io questi fogli me li immagino tutti intrisi di colori a penna, non so perché mi è girata così. Alla fine arriva l'essenziale, intendendo per essenziale il colore essenziale. Blocco bianco e blocco nero, ma non un blocco bianco qualunque e non un blocco nero qualunque. Arriva la white white. Guardate il fondo che è bianco e guardate il colore di questa carta. Ragazzi, la carta bianca più bianca del mondo. Superficie liscia, bellissima, liscia e bellissima. Questo è un 20x20, la grammatura è 300 grammi, quindi anche bello spesso. È una carta da disegno acid free anche lei, con tutte le stesse certificazioni di tutti i blocchi della Fabriano. Anche questo uno splendido made in Italy, super white, super bianco, white white paper. La carta bianca bianca come la neve, e se c'è un bianco bianco al mondo deve esserci il corrispettivo nero nero, che è quella forse che ci commuove leggermente di più. Arriva la carta più nera al mondo esistente in commercio, la black black, il blocco più nero del mondo. Wow, questa è una carta ideale per pastelli colorati, pennarelli, marker, quelli là metallizzati, è ideale per lo scrapbooking, per l'hand lettering, sia questa che quella bianca bianca. Questa in assoluto, quando mi è stata presentata come la carta più nera del mondo ed è una carta italiana, e noi dobbiamo essere orgogliosi di questo, ragazzi, dobbiamo essere orgogliosi che l'Italia produca dei materiali così. Adesso io non conosco i prezzi di queste meraviglie, mi sono stati inviati, e quindi tutti i link ve li metto qua sotto con i prezzi relativi. Adesso però mettiamo da parte l'Italia, perché le eccellenze arrivano da un po' di parti del mondo, e parliamo di una chicca che mi arriva dagli Stati Uniti d'America. È una cosa spaziale. Questa è una collaborazione, tra l'altro, cercata da me. Ho visto un video, anzi da Gabriele, ha visto un video su Facebook, mi ha chiamata, mi ha detto vieni a vedere questa cosa, ci siamo messi a vedere questa cosa, ho detto no, questa piacerà tantissimo ai ragazzi. Allora li ho contattati e loro gentilissimi, questi non mi conoscono, sono dall'altra parte del mondo, i numeri italiani di YouTube sono niente in confronto ai numeri americani, quindi gli
sarò sembrata una pulce nell'oceano, eppure mi hanno detto, ma volentieri, te ne mandiamo una volentieri, ma una de che? Una Lussicamera, ragazzi, arriva direttamente dagli Stati Uniti sul piano del lavoro di Arte per Te. Avanti, dai, scherziamoci. Una Lussicamera che adesso vi faccio vedere smontata, ma a cui dedicherò un video meraviglioso. È un oggetto delle meraviglie, il cui costo si aggira sui $99, ed è un regalo di Natale spettacolare. In pratica è una camera fissa, vi faccio vedere il corpo fondante e fondamentale, che è questo. È un po' l'attrezzo che usavano Canaletto, Leonardo da Vinci, per riprendere i soggetti molto articolati. In pratica voi puntate questa camera, che comunque lui ha un supporto che si aggancia al tavolo, vedrete tutto nel video che dedicherò a questo oggetto. Ok, voi mettete davanti a voi quello che volete riprodurre sul foglio sotto di voi, sul piano, quindi di fronte. Per esempio, io adesso vedo la videocamera, no? E la vedo però proiettata verso il basso. Quindi se io volessi con una matita riprendere tutte le forme di quello che vedo davanti a me, verrebbe agevolissimo. È una sorta di mini proiettore dell'immagine, un trasportatore dell'immagine dal frontale al piano, che senza far ricalcare effettivamente ricalcate, però riproponete le forme, che verranno comunque forme precise ma sempre date dalla vostra mano, quindi sempre molto personalizzate. Cioè, due disegni fatti con questa, uno fatto da me per esempio, uno fatto da Gabriele, non verranno mai uguali, perché la linea la decidiamo noi, il tratto, lo spessore, la forma, l'andamento. Però agevola in maniera incredibile nelle proporzioni, nella riproposizione del soggetto. Questa a chi la consiglio? A chi vuole cimentarsi in lavori sequenziali, a chi vuole impostare delle tele in poco tempo. È una cosa fighissima, è una cosa che agevola moltissimo il lavoro del creativo. Poi lo si può usare in modi più o meno consoni e ne parleremo, però diciamo che è un attrezzo veramente veramente carino, perché diventa alla portata di tutti, un piccolo attrezzino che si ripone in un cassetto e che è pronto all'uso per ogni evenienza. Bene, queste le meraviglie arrivate da tutte le parti del mondo, con un ampio spaccato italiano veramente eccellente, e due cose più pazze, che sono appunto tipiche di quei paesi, due cose americane veramente fantastiche. E comunque la Lussicamera prende avvio da un oggetto che inventarono grandi artisti italiani, a dire il vero. La proveremo insieme, proveremo tutto insieme. Io come prima cosa ho curiosità di provare con voi la Lussicamera, e poi proveremo gli sharpie e via via tutto quello che vedremo nel corso dei video di Arte per Te. Spero che questo video vi abbia incuriosito, fatto conoscere cose nuove e cose utili. Prendete questo video sempre non come un incentivo all'acquisto, ma come una guida alla conoscenza per un acquisto consapevole. Le review, le recensioni, le haul di Arte per Te sono questo. Vi faccio vedere questi materiali, ve li faccio conoscere, poi ve ne parlo, così che possiate avere cognizione di causa nel volerli acquistare oppure no. Oppure, se un domani vi serve qualcosa, ricordate di quella cosa di cui ha parlato Ombretta, perché lei l'ha trovata buona e quindi potrebbe fare al caso vostro. Bene, solo questo mi preme moltissimo dire. Mi preme anche ringraziarvi per essere arrivati a questo punto del video, invitarvi tutti sui miei social, in primis su Instagram, vi aspetto tutti. Poi vi aspetto anche sui miei altri due canali YouTube, Ombretta e Due Cuori e una Cappa, vi aspetto su Facebook, vi aspetto su Pinterest, ma soprattutto vi aspetto qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!